Io ho concluso con questa brevissima, mi rendo conto, galoppante, mio contributo, soprattutto rivolto agli studenti, e volevo chiudere questa giornata molto, molto interessante per noi come università, come RUS, come osservatorio, dicendo pochissime cose. 2 minuti e ho concluso. Volevo dire che è stata una giornata in cui sono stati evidenziati molti problemi, cioè la mancanza di dati certi, la mancanza di dati aggiornati, e quindi questo è un tema sul quale dobbiamo nel prossimo futuro assolutamente lavorare, perché è chiaro che abbiamo bisogno, ce l'hanno detto i nostri relatori, abbiamo bisogno di aggiornare i dati e lavorare il più possibile riducendo le incertezze. Sannino ha fatto un intervento stupendo, molto chiaro, e devo dire che ha messo i ragazzi di fronte ad una questione mondiale, globale. Quindi anche noi che siamo architetti e ci occupiamo di architettura e di città, dobbiamo renderci conto che siamo sempre all'interno di un grande ecosistema, e sono temi ai quali dobbiamo avvicinarci, li dobbiamo portare dentro le nostre aule di architettura e li dobbiamo trattare all'interno del progetto. Volevo dire che il mio rischio, pensando ad alcune cose che ha fatto vedere, la mia paura, ecco, pensando alle cose che ha fatto vedere Milano, Giuseppe Milano, è che questi progetti che noi studiamo di adattamento sembrano sempre copiare l'un l'altro, come dire, le forme e gli obiettivi. C'è il rischio oggi con l'adattamento, che mi conosce sa quanto io sia legato a questo tema, il rischio di andare verso un nuovo international style. E questa è una preoccupazione che dobbiamo scongiurare lavorando con più attenzione sui contesti, sugli aspetti unici dei contesti, come fanno in maniera, devo dire, virtuosa Rita Miglietta e Taurino, che hanno fatto una presentazione molto utile. Io ho imparato un sacco di cose. Credo che l'aspetto culturale sia fondamentale. Noi abbiamo il paesaggio come possibilità, abbiamo il paesaggio come infrastruttura capace di modificare la cultura della società. Dobbiamo utilizzare il paesaggio come infrastruttura capace di, ecco, di dimostrare che è possibile fare diversamente. Quindi questo aspetto culturale tocca ovviamente nella bella presentazione di Federico Zanfi, che ringrazio, e devo dire che è stata molto elegante e molto utile. Volevo ringraziare tutti. Come osservatorio, siamo nati il 21 luglio di quest'anno. Abbiamo fatto tante cose, ma ce ne sono tantissime da fare. Io ho tante idee che ancora non possiamo, diciamo, divulgare, però dico questo: l'osservatorio ha un comitato scientifico di altissimo prestigio. Io sono orgoglioso delle relazioni che sono state fatte oggi, sia dei membri dell'osservatorio, ma anche di chi non è strettamente membro dell'osservatorio. La primavera, la prossima primavera e la prossima estate saranno, diciamo, un periodo importantissimo, perché ci sono appunto delle grandi novità. La mia intenzione è quella di allargare il comitato scientifico, quindi inviterò i relatori di oggi a farne parte. Questo, Matteo, ringrazio anche te, e ringrazio i ragazzi che ci hanno diciamo, accompagnato nell'organizzazione di Coste Fragili. Volevo ringraziare Alberto Di Virgilio e Alina Burlak, ma anche, dico, ai ragazzi tecnici che ci aiutano con Teams, che sono molto pazienti, quindi grazie. Grazie Michele, io diciamo, mi accodo alle riflessioni tue e ai ringraziamenti. Io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare su questi temi rinsaldando queste reti multidisciplinari, no? Che ci consentono di imparare molto ascoltando gli altri. Oggi anche io ho imparato molto da saperi che sono pertinenti e contigui, diciamo, ai nostri, ma che sono fondamentali affinché noi riusciamo a fare, diciamo, per bene il nostro lavoro. Quindi, diciamo, è importante continuare a fare quello che stiamo facendo. Questa è una delle tappe che abbiamo organizzato, ne stiamo organizzando, ne stiamo pensando altre.
Quindi ritorneremo ancora sul luogo del delitto, si dice. Grazie ai ragazzi per l'attenzione che hanno avuto. Purtroppo siamo andati troppo lunghi e non riusciamo a recapitare le loro domande. Se ci fossero, li ascolteremmo, ragazzi, se avete delle questioni anche particolarmente così per voi particolarmente importanti, possiamo anche ascoltarle. Siamo andati un po' lunghi. Ancora grazie a Enzo Pranzini, a Gianmaria Sannino, a Giuseppe Milano, che forse è andato via, a Rita Miglietta, Giuseppe Taurino, Federico, grazie anche a te, a tutti quanti. Michele, tu sei sempre pieno di energia e quindi grazie a te per tutto il lavoro che fai. Grazie ragazzi, ci vediamo durante il corso dove continueremo a ragionare su questi temi. Non lo so, se non ci sono questioni oppure potrei